Allora, cominciamo. Come saprete, questa è l'ultima lezione, ecco perché si chiama esercizi finali. Forse conclusivi sarebbe stato meglio, diciamo, finale ha una connotazione un po' negativa. Comunque, la lezione è cominciata anche per quelli che stanno in ultima riga. In ultima fila, e questo pomeriggio i tutor in P200 fanno, correggono il quarto compitino, scusatemi, il quarto, quindi penultimo, e poi la prossima settimana, mercoledì, mi raccomando, perché in alcune occasioni ho detto martedì, perché ero convinto fosse martedì, invece mercoledì mattina, quindi l'8 di giugno, ci sarà il quinto e ultimo compitino, d'accordo? Non sappiamo ancora, ma ci sono relativamente pochi iscritti, meno di una cinquantina, credo adesso. Quindi datevi, insomma, iscrivetevi perché si chiude lunedì la lista di iscrizione. Sapete che non ci sono deroghe, quindi fatelo. Sono molto pochi per il momento. E, è un esercizio, d'accordo? Un esercizio che tra parentesi può anche portare qualche puntarello extra sul voto finale, che quindi non fa male. Verrà corretto il quinto compitino in una data da destinarsi, da definirsi subito dopo, insomma, d'accordo? E ci sarà anche prima del compitino, quindi o lunedì o martedì della settimana prossima, un incontro con i tutor in preparazione del compitino, insomma, in preparazione in generale sulla ricorsione che dà del filo da torcere a parecchi studenti, anche le prove di induttive. Vedo che insomma ancora adesso c'è molti che fanno fatica, ecco. Soprattutto fanno fatica a staccarsi da questa benedetta maniera iterativa di ragionare. Sì, c'è qui davanti uno studente che lo sa bene di che cosa sto parlando, e che è questa di immaginarsi in qualche modo che l'invocazione ricorsiva segua un certo numero di altre invocazioni ricorsive che hanno fatto un lavoro precedente, ma questa è una maniera iterativa di ragionare, è assolutamente sbagliata quando si tratta di dimostrare la correttezza di funzioni iterative. La funzione iterativa deve essere vista semplicemente come una funzione alla quale noi diamo dei dati, d'accordo, in ingresso, e che produce un risultato che deve essere corretto solo rispetto ai dati in ingresso ricevuti dalla funzione. Punto e basta. Non c'entra in tutto questo nulla, assolutamente nulla, quello che secondo qualcuno dovrebbe essere successo prima o no. D'accordo? La funzione naturalmente deve essere corretta per quello che deve fare, cioè l'elaborazione dei dati che gli diamo in ingresso. Punto e basta. D'accordo? Quindi se noi gli diamo un pattern, per esempio, tanto per fare un esempio qualsiasi, un pattern vuoto, d'accordo? Perché gli diamo un pattern vuoto, noi dobbiamo semplicemente controllare, non dobbiamo pensare, ah, il pattern è vuoto, quindi ho già fatto, ho già elaborato tutto il pattern in precedenza. Non c'entra niente. Noi gli diamo il pattern vuoto. E quello che vogliamo sapere è se la funzione si comporta, cioè dà il risultato giusto per un pattern vuoto. E quando dico giusto, intendo dire giusto rispetto alla post condizione. Quindi che fa quello che la post condizione richiede. E basta. D'accordo? Quindi non dovete, ok? Quindi il grosso ostacolo è questo, che molti studenti proprio non riescono a pensare in questa maniera ricorsiva, ma vogliono sempre pensare al passato, che è la maniera, diciamo, iterativa di ragionare. E qui siamo in ricorsione, quindi niente da fare. A parte che questi esercizi che sto per fare sono esercizi proprio che possono essere, anzi, diciamo, il primo è proprio un esercizio tipicamente ricorsivo che noi vogliamo fare iterativamente e non è banale farlo, quindi è, diciamo, di nuovo un esempio di come con l'iterazione possiamo simulare la ricorsione. D'accordo? Allora, quindi, l'esempio di funzione ricorsiva che vogliamo fare, vogliamo simulare iterativamente è l'esempio più semplice, sugli alberi la stampa in fissa, come vedete, quindi si va prima a sinistra, poi si stampa
il campo info del nodo corrente, poi si va alla destra del nodo corrente, d'accordo? A stampare, quindi si stampa sotto albero sinistro, nodo, anzi radice, e sotto albero destro. Molto facile scriverlo ricorsivamente, ovviamente qui però la ricorsione non è terminale, perché almeno per questa invocazione ricorsiva chiaramente ci sono delle altre operazioni che seguono, d'accordo? Quindi questa potrebbe essere ricorsiva terminale, ma certamente la prima no, quindi in generale non è ricorsiva terminale. E noi sappiamo bene che quando si tratta di ricorsione terminale con l'iterazione abbiamo gioco facile a fare la simulazione, ma quando non c'è la ricorsione terminale la cosa è più complicata, e qui non c'è, quindi è più complicato, d'accordo? Però noi siamo cocciuti e lo vogliamo fare lo stesso, proprio perché questo è un buon esempio per capire come si fa in generale, come si potrebbe fare simulazione iterativa della ricorsione in generale. Già l'idea l'abbiamo già vista in un altro esempio precedente, d'accordo? Fondamentalmente quello che dobbiamo fare è in qualche modo simulare una cosa che con la ricorsione abbiamo gratis, cioè lo stack dei record di attivazione, d'accordo? Lo stack dei record di attivazione con la ricorsione ovviamente c'è, diciamo, e questo aiuta molto a fare delle cose come questa. Mentre con l'iterazione non abbiamo lo stesso stack, non funziona nella stessa maniera naturalmente, e quindi lo dobbiamo simulare. Prima di capire, vabbè, questo è purtroppo un piccolo errore di sbaglio, i miei classici. Ok, allora, prima di tutto dobbiamo capire come funziona lo stack dei record di attivazione nella funzione, d'accordo, nella funzione ricorsiva. Allora prendiamo un bell'albero, l'ho ricopiato da un esempio precedente, questo è un albero binario naturalmente, e questa è la funzione che stiamo considerando, la funzione ricorsiva, d'accordo? E vogliamo capire fondamentalmente come si sviluppa lo stack dei record di attivazione quando invochiamo quella funzione lì su questo albero, naturalmente sulla radice dell'albero. Ok? Allora, confesso di aver provato a costruire l'albero, scusatemi, lo stack qui di fianco, ma di aver rinunciato perché ci sono cose, lo stack è dinamico, quindi ci sono cose che si aggiungono, si tolgono, insomma diventava un casino. E alla fine, naturalmente, quando dovevo fare la copia PDF, veniva l'ultimo albero, non si capiva niente, d'accordo, di tutto lo sviluppo. E quindi eccomi qua, sto per fare una cosa multimediale, purtroppo piuttosto vecchia maniera, cioè lo stack lo faccio sulla lavagna, d'accordo? E il che renderà molto difficile, naturalmente, costruire dei puntatori, delle frecce che dalla lavagna arrivino fino ai nodi che proietto sullo schermo, e qui mi servono le lettere che vedete nei nodi, d'accordo? Quindi userò le lettere invece delle frecce. Non si vede niente, non si vedono le lettere. La multimedialità ha qualche handicap, lo sapete. Basta bianche, certo, basta bianche, lo so anch'io che basta bianche, però bisogna farlo. La prima si vede, no? Cosa c'è? Non lo vedete? Allora, vediamo un po'. Naturalmente qui adesso è tutto, eccolo qua, dai che ce la faccio, forse bianco. Certo, è diventato minuscolo, non so. E adesso, vediamo un po'. Niente da fare. Ok, prima dell'intervallo ci arriverò, non vi preoccupate. Non avevo previsto questo imprevisto. Ok, vediamo un po' se ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Allora, facciamo un'altra cosa. È tutto un casino qua. Offline, così almeno c'ho lo schermo intero, altrimenti divento proprio scemo qua. Allora.
cavolo. È difficilissimo. No, non funziona, va bene, allora facciamo così e basta. Bene, ce la sto facendo, calma, vedrete che roba, bestiale, ok, allora ce l'ho fatta, credo, aspetta che salvo tutto perché sennò, ok, eccoci qua. Guardate che meraviglia di albero, poi c'è un nodo particolarmente che ha sofferto particolarmente. Allora, adesso si vede, spero. Adesso si vede. Ok, si vede? Sì, si vede. Allora, cosa succederà? E notate una cosa, quindi adesso vogliamo sviluppare lo stack dei record di attivazione quando questa funzione andrà a visitare il nostro albero, d'accordo? E notate una cosa interessante, che ho messo dei numerelli per indicare parti diverse del nostro, della nostra funzione, 0 è l'inizio, d'accordo? 1 è il, diciamo, il momento in cui ritorniamo dalla prima ricorsione, 2 è il momento quando in cui ritorniamo dalla seconda ricorsione. Sono due momenti diversi, capirete tra pochissimo perché mi interessano quei tre momenti. Quindi, allora, cosa dovremo fare? Cosa succederà? Scriviamo il nostro stack, come al solito, e quindi si partirà naturalmente con che cosa? Con la prima invocazione, che avrà la radice come parametro, dato il valore del parametro, com'è che l'ho chiamato? R, d'accordo? Quindi la radice si chiama F, e quindi eccoci qua, siamo con la radice. Dove saremo? Nel codice da eseguire, cioè nella nostra funzione, saremo all'inizio, naturalmente dobbiamo ancora fare tutto, quindi scriviamo 0. D'accordo? E dopodiché che cosa farà la nostra funzione? Parte da 0, naturalmente farà il test su R, R non è 0, quindi va avanti e farà l'invocazione ricorsiva. D'accordo? Farà l'invocazione ricorsiva. Adesso purtroppo qui è un po'. Ok, farà l'invocazione ricorsiva, quindi che cosa saremo? Beh, a sinistra, quindi avremo questo, d'accordo? A, quindi il nodo visitato è A, e saremo a zero di nuovo, diciamo, d'accordo? Perché si parte da zero. Ma succede una cosa abbastanza interessante, naturalmente, o comunque che dobbiamo osservare, è che adesso, per quanto riguarda la prima invocazione, noi non siamo più a zero, ma siamo andati avanti, d'accordo? Abbiamo appena fatto l'invocazione ricorsiva a sinistra, il che significa, in sostanza, che la prossima volta che torniamo qui, noi dovremmo partire da 1.
D'accordo? Perché la prima invocazione ricorsiva l'abbiamo già fatta. Ok, ci siete? E allora cosa fa A? Beh, ovviamente siamo esattamente nello stesso caso di prima, l'albero non è vuoto e quindi si fa l'invocazione. Quindi succederà esattamente la stessa cosa e qui verrà messo G0. Ho messo 1 questo per lo stesso motivo di prima, spero che sia d'accordo, non ci sia bisogno di ripetere. Ok? Ci siete? Allora, siamo qui e naturalmente l'albero non è vuoto e quindi che cosa facciamo? Facciamo l'invocazione a sinistra anche qui, ma a questo punto, quindi qui, che cosa avremo? Beh, avremo 0 per indicare il fatto che siamo andati sull'albero vuoto, no? Perché a sinistra qui l'albero è vuoto, non c'è niente, quindi mettiamo 0 e saremo a 0 qui. E a questo punto, naturalmente, che cosa succede? Che finalmente il test iniziale della nostra funzione è 0 e quindi, scusatemi, è falso e quindi non facciamo niente. Ok? Quindi cosa significa non fare niente? Fondamentalmente significa fare return, non c'è return perché tanto la nostra funzione non restituisce nessun risultato, quindi non c'è bisogno esplicitamente di scrivere return, d'accordo? Viene fatto comunque alla fine del corpo della nostra funzione, in questo caso non fa proprio niente, fa return e basta. Ups. Quindi che cosa succederà? Succederà questo. Ok? Si torna. Oh, ho dimenticato una cosa importante, scusatemi. Ho fatto l'invocazione senza cambiare l'1. Ok? Questa sarà la situazione dopo che abbiamo esplorato questo albero vuoto, non abbiamo fatto niente, torniamo al padre, cioè qui, torniamo qui. E troviamo 1 naturalmente, che in qualche modo dice che adesso siamo qui. E quindi dobbiamo procedere da lì. Con il testo, d'accordo con il resto del programma, dal punto 1. Quindi che cosa faremo? La stampa, naturalmente, quindi questo stampa G, naturalmente, d'accordo? Dopodiché, che cosa c'è? La seconda invocazione ricorsiva, e quindi che cosa succederà? Che qui verrà messo 2, perché naturalmente quando torneremo dalla prossima invocazione ricorsiva, avremo finito, d'accordo? Avremo finito e quindi dovremo semplicemente tornare al padre. E quindi facciamo l'invocazione ricorsiva a destra, che è il nostro nodo un po' sfiancato lì, I. Ok? I. Ok? I0, naturalmente. Allora adesso vado un pochino in fretta perché qui verrà messo I1 e qui avremo 0,0 perché il figlio sinistro non c'è, naturalmente. Quindi succederà la stessa cosa che abbiamo appena visto, siamo in 1, quindi dobbiamo fare la stampa, quindi qui stamperemo che cosa? I, d'accordo? Stampa I, sì, dopodiché che cosa fa? Fa 2, mette 2 e va a fare l'invocazione ricorsiva, ma il sottoalbero destro anche lui è vuoto e quindi che cosa succederà? Niente, non fa niente, fa il return, arriviamo qui, troviamo 2 e naturalmente questo 2 ci dice che anche qui dobbiamo fare return, d'accordo? Perché 2 dice siamo arrivati alla fine della nostra funzione. Quindi faremo return qui e poi ci troviamo nella stessa situazione, faremo return anche qui perché c'è 2. Ok? E quindi ci ritroviamo ad A. Dove siamo in A? Nella posizione 1 dobbiamo fare la stampa, quindi stampa A e poi che cosa fa? Farà 2 e andrà nel sottoalbero destro, quindi K in 0. Ok? Ci siamo? Si capisce che cosa sta succedendo qua? Questo è più o meno, non è proprio così così, ma insomma l'ho fatto tornare in modo tale che poi non ci siano differenze. Quello che succede nello stack dei record di attivazione quando facciamo l'invocazione ricorsiva. Ok? Ed è anche quello che noi vogliamo simulare per fare un programma ricorsivo di stampa. Un programma iterativo di stampa. Pardon. Ok? Ci siamo?
Quindi che cosa succederà? Beh, abbiamo bisogno di mettere in piedi questa cosa qui. Come la facciamo? Con una catena, una coda, una lista. Una coda LIFO, come ho detto prima. Coda LIFO, che poi è una lista concatenata, d'accordo? Quindi aggiungiamo e togliamo all'inizio della. In effetti, vedete, noi vogliamo simulare questa roba qua. E questa cosa qui è una coda LIFO, last in, first out, d'accordo? Il che significa che le aggiunte, le push in sostanza, e le rimozioni, cioè le pop, vengono tutte fatte all'inizio della lista. Ok? Nella stessa, invece, quando abbiamo cercato di percorrere un albero in larghezza, avevamo bisogno di una coda diversa, d'accordo? Abbiamo usato una coda FIFO che è diversa. Qui abbiamo bisogno di una coda LIFO, cioè fondamentalmente quello che abbiamo sempre chiamato stack o pila. Ok, allora abbiamo bisogno di che cosa? I nodi della lista, perché insomma qui, come vedete, dobbiamo simulare questi oggetti qua, d'accordo? I record di attivazione. E nei record di attivazione che cosa abbiamo? Abbiamo fondamentalmente il puntatore a un nodo, qui l'ho simulato solo con la lettera contenuta nel nodo per gli evidenti motivi di non poter tracciare frecce, diciamo. Ok, ma in pratica nel nostro programma ci metteremo il puntatore al nodo corrispondente, naturalmente, e poi abbiamo bisogno di metterci anche un intero che ci dica in quale fase del nostro programma ricorsivo siamo. D'accordo? 0, 1, 2, ok? Non ci vuole tanto. Dopodiché è una lista concatenata e quindi avremo bisogno di un campo next, come al solito. E quindi eccoci qua. L'ho chiamato nodo P perché è un nodo che punta a un altro nodo. Naturalmente significa che i nodi dell'albero si chiamano nodo e basta, come al solito. E il campo info di nodo P è proprio di tipo nodo star. Poi ho chiamato stato il campo che rappresenterà se siamo in 0, 1, 2, d'accordo? Quindi lo stato, insomma, di evoluzione del calcolo, se volete, e poi c'è il solito campo next che semplicemente serve a collegare i diversi nodi di una lista, non c'è nulla. Poi naturalmente avremo bisogno di un costruttore, come al solito, ma insomma ormai siamo grandi, possiamo farlo tranquillamente. Abbiamo bisogno. L'abbiamo già visto qui nell'esempio di operazioni di push e pop, d'accordo? Aggiunta di un nuovo nodo e eliminazione di un nodo e le facciamo all'inizio della lista tutte e due. Sono relativamente facili. Avremo bisogno anche di una terza operazione che è quella che io ho fatto insomma un po' brutalmente a mano, cioè lasciare il record di attivazione là dov'è, ma cambiare un campo. Ricordate? A un certo punto, dopo la prima invocazione ricorsiva, da 0 si passa a 1, dopo la seconda invocazione ricorsiva si passa, anzi, subito prima si passa a 2 e così via. Quindi ho bisogno di una terza operazione che mi faccia esattamente questo. Allora, cosa facciamo? Push. È banale, aggiungiamo un nuovo nodo in cima a una lista, quindi che cosa significa? Beh, creare il nuovo nodo hop, naturalmente, il nodo hop deve puntare al nodo che gli passiamo qui, perché naturalmente noi dobbiamo dire fai il push in una lista di tipo nodo P, ma gli devo dire a che cosa deve puntare questo nuovo nodo e quindi viene specificato nel campo info così, d'accordo? Il nodo che gli ho passato. Poi gli devo passare anche lo stato da inserire nel nuovo nodo, perché il nodo P ha un campo intero stato, d'accordo? Quindi gli devo dire il nuovo nodo che stato ha. E poi naturalmente next, che cosa sarà? Beh, sarà la lista che avevo prima, d'accordo? Perché io sto inserendo un nuovo nodo in cima a una lista che già esisteva, quindi il nuovo nodo dovrà puntare alla lista precedente. Dopodiché devo ritornare alla nuova lista, cioè il nuovo nodo. Ok? Credo che sia. Se non è facile, fermatemi, perché si capisce?
ho aggiunto un nuovo nodo, ho messo i campi giusti, cioè quelli che ho passato, e soprattutto l'ho collegato alla lista precedente, d'accordo? E lo restituisco con return come previsto dal tipo. D'accordo? Ho creato un nodo P, naturalmente. Adesso la vedremo subito all'opera, questa qui è molto semplice, insomma. E poi abbiamo la pop, non l'ho scritto qui colpevolmente, devo dire, ma la pop assume che noi si faccia pop solamente se la lista ha almeno un nodo. La lista non è vuota, quindi non ci può essere fallimento della pop, d'accordo? Allora, cosa fa la pop? Beh, deve deallocare il primo nodo, proprio di brutto, lo facciamo scomparire, lo ammazziamo proprio. Quindi che cosa facciamo? Beh, ci dobbiamo prima di tutto ricordare il resto della lista, perché il resto della lista non lo vogliamo buttare, lo dobbiamo quindi ricordare subito. Poi buttiamo via il primo nodo e ritorniamo il resto della lista, d'accordo? Mi raccomando, notate che l'ordine di queste operazioni è fondamentale. Se io avessi fatto delete x prima di questa cosa qua, questa era un errore, perché x sarebbe immediatamente un dangling point. D'accordo? Io non posso prima dereferenziare e poi accedere alla cosa che ho appena buttato via. Cioè, scusatemi, non posso prima deallocare un nodo e poi accedervi. Ovviamente sarebbe un errore, d'accordo? Perché al momento che io dealloco un nodo, il puntatore che punta quel nodo è un dangling point. Quindi se lo percorro, sto percorrendo, sto usando un dangling point e quindi è un errore. Mi sono spiegato? Davvero? Ho visto qualcuno che non era così convinto. Dealloco un nodo significa che adesso non esiste più, quindi non posso accedere al suo campo next. Quindi, se lo voglio, lo devo usare, devo ricordarmelo prima di buttare via il nodo. Ok? Ordine fondamentale. Poi c'è la terza operazione che abbiamo, ho detto prima, che è molto molto semplice, anche quella assume naturalmente che la lista non sia vuota. E che cosa fa? Prende semplicemente lo stato precedente e lo sostituisce con un nuovo stato. D'accordo? Quindi che cosa? Noi gli diamo un nodo di tipo P, nodo P, puntatore a un nodo P, gli diamo un nuovo valore che può essere 0, 1, 2, 0, 1 o 2, e questa funzione ci mette semplicemente nel campo stato del nodo che gli abbiamo dato, ci metterà il valore che gli abbiamo dato. Fa quello che gli diciamo di fare. Come tutti i programmi, naturalmente. Ok? Ci serve per fare questi cambiamenti che abbiamo visto, 0 diventa 1, 1 diventa 2 e così via. Mantenendo quindi questo qui verrà sempre fatto sul nodo in cima alla nostra coda LIFO. D'accordo? Sempre solo in cima. Ok, allora facciamo le cose serie. Abbiamo il tipo nodo P, abbiamo le funzioni per gestire una lista nodo P come vogliamo noi, una coda LIFO anzi, quindi con operazioni di push pop e cambio stato. Questo è tutto quello che ci serve. E adesso possiamo fare la funzione iterativa di stampa di un albero qualsiasi, stampa in fissa naturalmente. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo cominciare a costruire una coda LIFO, l'ho chiamata LIFO, d'accordo? Più di così non potevo fare, quindi si tratta di un nodo P*, e inizialmente cosa facciamo? Dunque, ho fatto qualche cosa di stupido? No, non, aspetta, dobbiamo andare a vedere, può darsi, eh? Dunque, push, sì, il primo, no, il primo coso di push è l'albero, d'accordo, scusatemi, la lista corrente, d'accordo, la lista corrente passata per valore, come vedete, poi lo stato del nuovo nodo che voglio mettere e poi il campo info, cioè il nodo normale da puntare. E quindi noi che cosa facciamo qui? Beh, allora, la lista corrente è tristemente vuota, quindi ovviamente 0, ok? Lo stato che vogliamo mettere all'inizio
è 0 e quindi secondo parametro 0. Il nodo che noi vogliamo puntare è la radice del nostro albero, R. D'accordo? Quindi che cosa significherà? Significherà fondamentalmente che, visto che noi con la nostra coda LIFO stiamo simulando lo stack del record di attivazione, significherà esattamente questo, che nella nostra coda ci sarà solo un nodo P, ok? Prendete questo come una rappresentazione del nodo P, ok? Che punta alla radice, quindi F, vi ricordo che la radice era F, d'accordo? Eccola là, bella arancione, e nello stato del calcolo 0, nel punto, ok? La simulazione è cominciata bene. Dopodiché cosa facciamo? Finché la nostra coda LIFO è non vuota, andiamo avanti, ok? E che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo fare quello che abbiamo fatto a mano prima, d'accordo? Con lo stack del record di attivazione, niente di più, ovviamente. E quindi che cosa succederà? Beh, succederà questo, che io devo guardare, quindi siamo in una coda non vuota, significa che l'IFO punta a un nodo P, ok? C'è un nodo della nostra coda. E io prendo quel nodo, che si chiama l'IFO sempre, ok? È il primo nodo, e guardo il valore di stato nel nodo. Quindi sto, insomma, in questo caso sto guardando questo, ecco, fondamentalmente. Ok? Ci siamo? Allora, ok, quindi faccio uno switch, che spero vi ricordiate, a seconda del valore di stato che noi incontriamo in cima, d'accordo? Allora, e come vedete i valori possibili sono 0, 1 e 2, non ce ne sono altri. E per ogni valore che noi incontriamo dobbiamo fare delle operazioni, naturalmente. Allora, cosa succederà con le informazioni in questione? Allora, prendiamo il caso 0, che è quello in effetti che ci interessa all'inizio, no? Se stiamo seguendo il nostro esempio. Siamo nel caso 0, allora che cosa succederà? Che se il, dunque, vediamo un po', l'IFO info che cos'è? Il puntatore al nodo, d'accordo? Che stiamo guardando. È 0, significa che in effetti abbiamo un, diciamo, stiamo puntando a un albero vuoto. A un albero vuoto. Quindi le nostre operazioni devono simulare quello che fa la funzione ricorsiva. Cosa fa la funzione ricorsiva quando l'albero è vuoto? Beh, voi mi direte, non fa niente. Beh, non è proprio vero che non faccia niente, perché comunque butta via e fa il return, che significa che deallocca il record di attivazione, quindi noi dobbiamo simulare la deallocazione del record di attivazione. E abbiamo una funzione fatta apposta, si chiama pop. D'accordo? È fantastico, no? Cioè, la ricorsione lo fa gratis, semplicemente facendo return, e noi lo facciamo a mano con la pop, ce la siamo creata apposta. Ok? Quindi la pop che cosa fa? E naturalmente vedete che la pop cambia l'IFO, e quindi io il valore restituito dalla pop, scusatemi, cioè il resto della lista, lo devo dare all'IFO, perché ovviamente voglio eventualmente continuare con quello che c'è sopra. D'accordo? Perché il secondo elemento, io ho tolto il primo elemento della lista, quello che c'è sopra, quello che c'è dopo, il secondo elemento, simula che cosa? Beh, in generale adesso non ce l'abbiamo, ma se siamo qui e io butto via questo elemento, torno a quello di prima naturalmente, d'accordo? E quello di prima è semplicemente il secondo elemento della lista. Quindi la pop, con questa assegnazione qui, mi fa tornare automaticamente a l'invocazione precedente. Ok? Fantastico, no? Se invece il valore, il nodo puntato
non è zero, allora che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare a cercare di stampare qualche cosa naturalmente, d'accordo? Quindi, che cosa dobbiamo fare? Eravamo in zero, d'accordo? Stiamo simulando la prima invocazione ricorsiva. Il che significa che cosa? Che dobbiamo cambiare lo stato presente da 0 a 1, come abbiamo fatto a mano prima, eh? Cambia stato, fa esattamente quello. E poi dobbiamo fare la push di un record di attivazione che corrisponde all'invocazione a sinistra, naturalmente. E quindi che cosa? Beh, questa è la lista originale, diciamo, e verrà cambiata perché stiamo per fare una push. Poi che cosa facciamo? A ricordarsele tutte queste cose, zero che cos'è? Lo stato, ok, perfetto, è giusto, ogni volta sudo freddo, magari ho sbagliato l'ordine. Quindi sì, è la push di una nuova invocazione, quindi parte dallo stato zero, quindi è giusto, e dobbiamo andare a sinistra, d'accordo? E quindi come lo troviamo? Beh, l'ifo info è diverso da zero, d'accordo? Quindi io posso fare l'ifo info freccia left, per trovare il figlio sinistro del nodo puntato dal nodo precedente. Sto andando a sinistra, insomma, quindi, ok? È giusto? Vi torna? Ok, dopodiché naturalmente c'è il break solito degli switch e poi c'è il case 1. Guardate che questa è una forma di programmazione che non abbiamo visto molto, è piuttosto carina e si usa spesso nei sistemi operativi o nelle cose simili, diciamo. D'accordo? Allora, prima di fare il caso 1 facciamo l'intervallo, forse, ma prima di fare l'intervallo vorrei che qualcuno mi dicesse se non ha capito niente, se ha qualche domanda. Dai. Allora, mettiamoci in un caso qualsiasi, d'accordo? Siamo qui e stiamo puntando a un nodo del nostro albero, d'accordo? Non importa che sia la radice, noi stiamo scendendo l'albero, stampando, visitando tutti i nodi in ordine infisso, naturalmente anche adesso. Quindi siamo qui e siamo. Quindi questo è il puntatore e siamo in zero, vero? Era questa la situazione, sì, siamo in zero. Allora, noi abbiamo, come si chiama questa roba qui? Questo si chiama l'IFO, punta, ok? L'IFO punta a questa struttura qua, ok? Che ha come campo un campo info e un campo stato. Campo info punta a questo nodo dell'albero che stiamo stampando. Lo stato ci dice in che stato siamo, insomma, 0, 1, 2. Sto rispondendo? Allora, quindi, che cosa succederà? Che se io faccio l'ifo freccia info, che cosa prendo? Beh, info è questa parte qui della struttura puntata dall'ifo, no? D'accordo? E quindi ho questo nodo dell'albero, d'accordo? Quindi ho un puntatore al nodo dell'albero e a questo punto che cosa devo fare? Freccia left mi dice ho un puntatore al figlio sinistro, perché left qui dentro è un puntatore al figlio sinistro. Naturalmente non è detto che il figlio sinistro ci sia, potrebbe essere zero, ma insomma, in quel caso naturalmente questa roba qua sarebbe zero come valore, tanti saluti, non importa. Ho risposto? Quindi basta seguire, l'ifo punta a una struttura, l'ifo freccia info punta a un nodo dell'albero, l'ifo freccia info freccia left punta al figlio sinistro. D'accordo? Se continuassi, potrei anche continuare, eh? Se ci aggiungo un freccia info, per esempio, sarebbe il campo info del figlio sinistro. D'accordo? Se ci aggiungo un freccia left, sarebbe il figlio sinistro del figlio sinistro, se c'è, naturalmente. Se no, c'è un bel segmentation fault. Mi spiego?
In sostanza le frecce, ovviamente, come dimostra questa roba qui, si possono comporre facilmente perché si tratta di puntatori, ma bisogna leggerli da sinistra a destra. Ti vedo ancora perplesso. Non sono riuscito a... Sì. Tutto a posto? Tipo Facebook. C'è un plus. Vabbè, allora, ok, davvero? Altre domande su questo? Si capisce? Vabbè, allora facciamo l'intervallo e poi continuiamo con il resto.